Sono bastate poche ore di indagini mirate per ricostruire un quadro più che plausibile di quanto accaduto lunedì sera ad Arzignano, nella zona sud di Villaggio Giardino. L'omicidio del 37enne di nazionalità indiana, residente nella vallata, è scaturito in seguito a una violenta lite tra tre connazionali. Secondo indiscrezioni, il terzetto condivideva un tetto di fortuna, ma di fatto si tratta di persone senza fissa dimora. Un banale diverbio per futili motivi, come spesso accade quando dalla retroscena emergono bottiglie di alcol, sfociato in un pestaggio letale per la vittima. L'episodio risale alle 22 di lunedì, ma sembra ormai assodato che la furia cieca contro l'uomo malmenato sia avvenuta altrove rispetto alla strada dove è stato trovato, forse quindi scaricato da un furgone o da un'auto all'angolo tra Via Santo e Via Alberti. A dare l'allarme un abitante dei paraggi che ha notato da casa una figura stesa sul ciglio della carreggiata. L'ambulanza che ha raccolto il corpo straziato di botte del ragazzo ha impiegato appena un paio di minuti per raggiungere il pronto soccorso del vicino Cazzavillana, dove è spirato nel corso della notte. Troppo gravi le lesioni interne riportate. Subito avvertiti insieme ai soccorsi del SUEM, i carabinieri della stazione locale si sono mossi per raccogliere indizi utili. Ieri mattina un sopralluogo congiunto sul luogo del delitto, o comunque l'unico noto dove l'uomo è stato soccorso, poi l'interrogatorio di due uomini posti in stato di fermo. Sono gli stessi sospettati che potrebbero divenire accusati formalmente nell'arco delle prossime ore dell'omicidio del connazionale.